Nel 2015 aveva aperto alla Repubblica Centrafricana uno spiraglio per uscire dalla guerra con il viaggio di Papa Francesco nella capitale Bangui per aprire il Giubileo della Misericordia. Opportunità sprecata o lasciata cadere. Dietro di me stanno passando alcuni veicoli della missione delle Nazioni Unite, la MINUSCA, che stenta ad avere un impatto nel paese. Le bande armate sono ancora numerose. In più c'è la presenza della Wagner russa con interventi incerti e senza una grande coerenza. Il missionario carmelitano Aurelio Gazzera, 62 anni, originario di Cuneo, da oltre 33 anni in Centrafrica. Il 9 giugno è stato consacrato vescovo. Il Papa ha pensato a lui come coadiutore della diocesi di Bangassou, vasta mezza Italia. Il paese rimane ancora molto fragile, con una situazione politica anche molto complicata, con zone che sono ancora fuori da ogni controllo. Alcune zone sono anche nella mia diocesi, a Bangassou, due città in particolare, due missioni dove c'erano delle parrocchie non sono attive ormai da molto tempo. Monsignor Gazzara, dove ha messo piede, ha lasciato orme profonde. Scuole, formazione professionale, buona vita del Vangelo. Uomo di preghiera, di denuncia e di dialogo. Un canto a lui dedicato ricorda un suo intervento per disarmare i banditi. A Bangassou potrebbe ancora succedere.